Good morning, buongiorno. Aspetta, ecco, hang on a second. My windbreak fell over. il mio paravento si era cascato. Bene, allora, good morning. Prima di tutto, mandiamo gli auguri a Raffaella, che ho visto che è il suo compleanno oggi. Auguri! Se sta guardando, auguri. So, just saying happy birthday to Raffaella. Allora, oggi andiamo subito al dunque. Oggi lavoriamo sui micro movimenti. So, today we're going to be working on micro movements. Un po' l'abbiamo fatto nel passato, ma forse non così esplicito. So we've been working a little bit on micro movements all the time, but not perhaps so explicitly. Il bello dei micro movimenti è che abbiamo tempo per sentire veramente e liberare l'articolazione e entrare dentro. È un modo molto bello per lavorare. So micro movements, you know, they give us the time to be able to go inside and to feel and yeah, we're freeing up deep tension. Liberiamo delle tensioni profonde che libera anche un sacco di energia, which is freeing up a lot of energy che possiamo utilizzare, no? È nostro, tra virgolette. So we're freeing up all this energy for our use. So let's go, let's practice. Quindi sediamoci bene sulla sedia. So sitting well on the chair with our head really up towards the sky. Spalle basse. Prendiamo un momento di we're just going to take a moment to close our eyes and go inside and breathe. Prendiamo un momento per chiudere gli occhi, entrare, sentire i suoni. Bene, a un certo punto magari facciamo un sospiro, un respiro un po' più profondo, allora siamo più pronti per iniziare la pratica. So after a certain time perhaps we take a slightly deeper breath or a sigh, you know, and then it just, we know we're getting more into the practice then. Cuckoo, he's going crazy, eh, today. Cuckoo, huh? Anyway, let's do this practice. Facciamo questa pratica. Allora, immaginiamo di disegnare col naso, però non è come le altre volte che facciamo dei. Eccolo, il vento mi ha buttato giù una cosa ancora. Allora, aspetta, perché questa. Forse non c'è bisogno di questa. Togliamolo. Allora, disegniamo dei cerchi col naso, però. No, no, non dei cerchi, facciamo dei, come dire, allora faccio vedere, micro movimenti, un po' così, con il naso non disegniamo delle cose precise, cioè è un po' un 8, possiamo fare un 8, allora iniziamo con un 8, ok? Piccolissimo 8, so we're just gonna start doing like an infinity sign with our nose really small. Quasi troppo grande, so that's almost too big already, so making it smaller. E
poi il movimento diventa più libero. Facciamo libero, cioè lasciamo che il movimento fa quello che ha bisogno di fare. So we're just gonna let the movement a bit freer, so we don't really know what shape we're making. It's almost like a bit of a scribble, if you like. Ecco un scarabocchio, però è il naso che disegna qualcosa, ma piccolo, piccolissimo, è molto meno, è lento, è proprio quasi impercettibile. It's almost you can't see this movement. Ok, fermiamoci un secondo, so we're stopping. Forse siamo presi dal movimento, però se la sentiamo inizia a liberare anche dietro, il collo, le spalle un po'. So if we are aware, we can feel that this tiny little movement here starts to relax all sorts of muscles in our neck. Bene. Continuiamo. Allora, la spalla. Immaginiamo qualcosa qua. So imagine something sticking out of our shoulders. And let's just do random movements. So already just relaxing it, no? We're holding all the time. Cioè, tendiamo di trattenere un po' i muscoli, ma la lasciamo giù. E disegniamo questa spalla. Qualcosa di piccolo, molto piccolo. So really small, tiny movements. But with really great intensity, con una grande intensità sentiamo però quello che stiamo facendo. Lasciamo sempre che va giù. E fermiamoci. Possiamo fare ancora più lungo, però. Dobbiamo prendere in mano questo qua. Sentire già la differenza tra le due spalle. So, already feel the differences between the two shoulders. This is the one we worked on. We did hardly anything to it. And it's already like totally much more relaxed than the other one. So, facciamo l'altro. Let's do the other shoulder. Really small movements. E fermiamoci. Quindi sarà così. Movimento piccolo, sensazione enorme. So it's small movements, big feelings, sensations. So we're moving hardly anything, but we're feeling it enormously. Allora, ora andiamo subito sul bacino. So we're gonna go onto our hips now. So we come forwards and we go back. This is big though, questo è troppo grande, quindi piccolo, piccolissimo. Nel bacino, qua sotto. Ah, sentire che si rilassa la diaframma, feel that the diaphragm is relaxing. L'idea di fare un po' casuali i movimenti e così non andiamo sul pilota automatico, siamo in ascolto. So the idea of not doing like of doing sort of casual movements is to not be on autopilot, but really feeling and really being with what we're doing. Fermiamoci.
Fermiamoci un secondo, sentire gli effetti, occhi chiusi, so we're gonna stop, just feeling the effects a second, close our eyes. Okay, there's a whole world to discover here. So now we're here, from this point in the middle of our chest, micro movimenti, un po' va indietro, un po' avanti, un po' dai lati, sempre casuali. So we're gonna, from our point in the middle of our chest, so we're gonna go a little bit back, a little bit forward, a little bit to the sides, but just leaving it, giving it space. So we're almost, when we're going backwards, we're collapsing a little bit. Quindi quando andiamo dietro, più che spostarlo dietro, lo stiamo rilassando, lo permettiamo di andare indietro, questo è quello che succede. Rilassare, sentire questa che si muove qui. Piccolissimo, movimenti, proprio il più piccolo meglio è. E piano piano fermare, so slowly coming to stillness, feeling the effects, ascoltiamo il beneficio. Scuoti un po' le braccia, shake the arms a little bit. Allora, ora, facciamo questo, che il movimento è il ginocchio, però è più qua dentro che qui nell'anca. So we're using our foot, we're pushing a little bit with our foot, and the movement is going through our leg, through our knee, and into our hip here. È molto piccolo questo movimento, però molto interessante. It's very interesting this movement. It's very small, it's almost too big now. Really small, just this one leg. If you like, we can think of it as like exploring, how to explore a small movement here. Se ci aiuta, possiamo immaginare, cioè chiederci come posso esplorare questo movimento, come, dove c'è spazio, cosa, facendola anche sempre piccola. Ok, fermiamoci. Creiamo, come dire, nuove connessioni con il cervello, nuovi rapporti con il corpo, impariamo nuovi schemi motori, ripuliamo vecchi schemi che sono grossolani. So we're connecting ourselves to our movement, to the body, we're cleaning up as if it were old movement patterns, we're creating new, perhaps more efficient patterns, just by making tiny small movements and listening to it. Ah, amazing, it's absolutely amazing, è incredibile. Allora andiamo sull'altra gamba. Sempre diverso, le gambe sono sempre diverse tra di loro. Both legs, they're very different from each other. Forse avete bisogno di venire un po' avanti, non troppo. Perhaps you need to come a bit further forward on your chair, I don't know. Dal piede, sentire il piede che spinge. Movimenti piccoli.
E piano piano fermare, chiudiamo gli occhi un secondo, sentire gli effetti. So slowly coming to still, closing your eyes, listening to the effects a second, feeling how the feet are really flat, really rooted on the floor. Sentire quei piedi sono veramente radicati a terra. Benissimo, facciamo un primo esplorazione di integrazione di questo. So, we're going to do our first experiment with integrating this. So, we're going to work with our feet, and this is going to come through our hips, and the movement is going to move through the body. Allora, dai piedi il movimento piccolo sempre attraverso le gambe, arriva al bacino, poi il movimento attraverso il corpo. Ma sempre in modo molto micro, la testa molto morbida, ok? So the head is very loose, so with the feet, starting from the feet, alternating a bit, pushing a little bit on one side, pushing a little bit on the other side. So premiamo di più da un piede, poco, premo dall'altro, e l'accompagniamo il movimento minimo, micro, come attraverso il corpo. È un'esplorazione, le possibilità, quindi sto cercando cosa posso fare, cosa, dove va. Minimo per macro, micro movimenti per macro sensazioni. So we're exploring it, micro movements for macro sensations, macro benefits as well. So I push with this foot here. I don't know where it goes, but it moves here, and then it moves and it comes up through here, and then here. Forse è difficile questo, non lo so. Chiudiamo gli occhi, e quello che viene, viene. So close your eyes just for a minute, and whatever you do is fantastic, okay? So don't worry if you're doing it good or not, just listen. Non ci preoccupiamo se lo stiamo facendo giusto o sbagliato, questa cosa. Ma siamo un ascolto del movimento, dei micromovimenti, come si collegano tra di loro. E piano piano ci fermiamo. Slowly coming to stillness. Rilassare i piedi, rilassare le gambe. So relaxing the feet, relaxing the legs, shoulders. Profondo con le braccia. Ancora. Bene, allora prendiamo questa posizione qui. So we're gonna take this position here. E qui facciamo un piccolo micro movimenti col bacino. So we're gonna make very small movements with the hips here to try and loosen up everything that feels a bit tight. Per sciogliere tutte le tensioni che sono un po'. Strette, compatte, insomma. Il movimento è più ristretto qui, eh? Movement is quite restricted here. But, you know, we can relax, let it come down. We can go out to the one side, we can come a bit forward, we can go back. Possiamo rilassarlo qui da un lato, possiamo tornare dall'altro, possiamo venire un po' avanti, un po' indietro. Ok, tornare. L'altro lato. Muovere il bacino.
vicino. Collegati sempre con il piede, always connected to the feet, especially the other foot, this foot here. Tornare profondo con le braccia. Ancora. Benissimo. Allora, mettiamo il piede qua sopra, così troviamo una posizione comoda. So if we put a leg up here, find a comfortable position where like your ankle isn't sticking into a muscle or something, or the knees and the leg. So finding a comfortable position more or less. Ok, e qui di nuovo facciamo dei micro movimenti esplorando qua dentro. Non sembra, però rilassa, apri enormemente, eh? These exercises, they really open up the whole body enormously. Little cloud, hello little cloud. Ciao, bella nuvola, nuvoletta. Tengo le mani qua così mi aiuta a capire se sto muovendo. Eh? I put my hands here so it helps me to realize if I'm actually moving a little bit or not. Random. Casuale, movimento casuale qui. Ok, veniamo un po' avanti, un secondo, rilassare. Gonna come forward a little bit, just relax here. Relax the head down. Respiriamo, breathing. Piano piano su. Bene, tutto molto lento oggi. Però profondo questo lavoro. So everything is very slow today, but it's very deep work this. Allora, in posizione comodo con la gamba qua. Comfortable position with the leg, and then again, slowly moving with the hips. Sto guardando fuori, però sono molto dentro in ascolto. So I'm looking outside, but I'm really quite aware and feeling what's going on inside. It's not just like, oh yeah, I know what I'm doing. It's really being interested and curious. Non è. Evitiamo questa tendenza del cervello di dire, ah sì, io ho capito tutto. Superiamo questa tendenza standoci tantissimo con l'attenzione a sentire quello che succede. Giù di nuovo, rilassati. So down again, relaxing everything, relax down.
piano su, slowly coming back up again. Fonda. Inspirare. Espirare. Sentire il corpo, tutto quanto, un secondo, feeling the whole body, eyes closed a moment. Bene, piano in piedi. Hop. Facciamo un giro normalissimo oggi. Facciamo una camminata solo per sentire il corpo come si muove. So today we're just going to do a really quite normal walk around the chair, just feeling how the body is now. Ok, very good. In piedi, tirare le gambe un po', so we're gonna bend our legs a little bit, and we're just gonna imagine we're drawing something here, drawing something on the floor here, disegniamo qualcosa per terra, qui, piccolo, micro, small micro movements, con le gambe un po' piegate, legs slightly bent. Head up towards the sky, testa in alto, piccolo, anche occhi chiusi se vogliamo, we can close eyes also if we like. Ok, fermiamoci, coming to stillness. Allora, ora così c'è più libertà nel bacino così. There's more freedom in our hips like this. So esploriamo tutto il bacino. Il coccige, immaginare il coccige che disegna qualcosa. Imagining our coccyx, the end of our spine that's drawing something. It could even just be a scribble, eh? Cioè potrebbe essere anche solo un scarabocchio, quello che disegniamo. Piano piano fermare, in piedi di nuovo, standing up very slowly, tall, stiamo in piedi molto alti, non abbiamo finito ancora, facciamo questo, il piede qua su, statico, momento statico, so stationary, finding stillness here. Se vi è comodo, chiudiamo gli occhi. If it's comfortable for you, close the eyes. If not, keep them open.
piano piano giù le braccia e cambio lato. So you're gonna change sides. So the foot isn't like pointing forwards, it's a bit out. Il piede si rivolge un po' verso l'esterno. Così è tutto comodo e stiamo fermi nella posizione ascoltando il corpo. Se ci è comodo chiudiamo gli occhi, se no teniamoli aperti. If it's comfortable we can close the eyes, if not keep them open. Piano piano tornare. Ancora in piedi prima di tornare seduti. So standing up still. Now we're going to do a sort of micro movement with the whole body. Facciamo un movimento micro con tutto il corpo insieme. Quindi la testa è mobile, qui è mobile, il bacino è mobile, le ginocchia sono mobili, anche i polsi, i gomiti sono mobili. So head is loose. Chest is loose, hips are loose, the knees are loose, whole body is just one. Something expands and then contracts and moves. Just very slow, soft movements. Movimenti molto lenti, morbidi. Piano piano veniamo, ci fermiamo in movimento, so very slowly coming back to stillness. C'è sempre una specie di ondeggio comunque nel corpo, there's always some sort of movement going on. Apriamo gli occhi, questo è un movimento piccolo che continua, è quello del contact improvisation, si chiama la danza piccola. So this tiny movement which is left at the end is what in contact improvisation is known as the small dance. È una danza sensibile, no? It's a sensitive dance. Profondo le braccia. Facciamo just
6-7 respiri giù, completamente rilassati. So 5 or 6, 6 or 7 deep breaths with our body completely relaxed down. Piano piano tornare su. Facciamo dei suoni che non abbiamo fatti da un sacco. So we'll do A, U, M. So we're gonna do some sounds, we haven't done them all for a long time now. So hands on the belly, big A sound. Bene la bocca. Anzi. Ancora un minuto, occhi chiusi, sentire gli effetti di tutta questa pratica. So one more minute, just close the eyes and feel the effects of the whole of this practice. Se abbiamo delle sensazioni, permettiamoli di muovere. So if we feel some sensations anywhere, let's try and allow it just to move. Quindi ascoltare e lasciare fluire. So listening and just letting anything flow. Piano piano apriamo gli occhi, sentire un cuore molto grande, mandiamo energia, amore a chi ne ha bisogno. So let's send
energy and love to anybody who needs it right now, opening our hearts. L'ultima cosa, last thing before we go today. Nello yoga la salute per lo yoga è una cosa che viene donato in più, no? E in più è la salute, come dire, è una non è un'assenza di sintomi, è un benessere totale, no? L'ultima, dico una terza cosa così, è poi lo yoga, dove l'energia non va, dove è spezzato, dove non scorre, lì insorgono le malattie, no? Per questo che è molto importante che sia, che lo sentiamo, che percorre tutto il corpo. So I'd say this in English, so in yoga, health is seen as like something which is extra, which is something which comes along with the practices, no? When we are fully integrated. And e non mi ricordo cosa ho detto. I can't remember what I said now. So whenever there's whenever there's like a blockage with our energy, when it's just not flowing properly, it's really there where problems happen, where diseases happen. Oh, this is what I said. The second point was so health, being healthy for in yoga isn't just about not having symptoms. It's about really having a vibrant, healthy body. So che sia di ispirazione, spero. I hope this lesson's inspiring you to practice in another way, per praticare in un altro modo. Non lo so, facciamo tantissime pratiche diverse qui. We really do all sorts of different practices here. Do what feels good to you. Prova quello che vi è congeniale in questo momento. E ci vediamo lunedì. See you on Monday. And have a great weekend. Passate una fine settimana meraviglioso. Bene. A presto!